12 interventi in altrettante spiagge toscane per combattere l'erosione costiera. La delibera per questi lavori è stata approvata dalla Giunta regionale della Toscana e sono stati stanziati 2.500.000 euro. Il provvedimento è stato presentato dal presidente della Toscana, Eugenio Giani, e dall'assessora all'ambiente, Monia Monni. I ripristini delle spiagge saranno completati entro il 30 giugno, in vista della stagione estiva. La Regione ha coinvolto vari soggetti per impostare questi interventi. Abbiamo coinvolto tutti i comuni costieri, ma anche le associazioni dei balneari, ma anche il LAMA e ARPAT, insieme ovviamente ai nostri igieni civili. Noi pensiamo che la lotta ai cambiamenti climatici sia ovviamente per noi una priorità nella riduzione, nelle politiche di riduzione dei gas climalteranti, ma che sia necessario anche mettere in campo politiche di resilienza, come va di moda chiamarle ora, ma sostanzialmente di adattamento, e questo vale anche ovviamente per le cose che, come abbiamo visto negli ultimi mesi, sono state oggetto di mareggiate molto forti, di danni ingenti, e l'erosione, soprattutto in alcuni punti, è davvero significativa. Le 12 spiagge interessate dagli interventi di ripristino e riprofilatura sono a Marina di Massa e zona di Ronchi, Marina di Pisa, Punta del Frate sull'isola di Capraia, l'Arenile a sud di Vada, Gorette, zona Villaggio Francese, Club Firenze e Toscana a Cecina, La Biodola, Portoferraio, Moletto, Mola, Via Vitaliani, Largo Andreani e La Rossa a Porto Azzurro, Madonna delle Grazie a Capoliveri sull'Isola d'Elba, Scarlino, Le Rocchette e Foce del Bruna a Castiglione della Pescaia e Tombolo, Camporeggio e Giannella a Orbetello. Quindi questi interventi di rifacimento cercano di rendere le nostre spiagge, le nostre coste il più possibile idonee a richiamare diciamo un turismo. Per questo ho detto, io auspico che per i toscani, considerando che l'estate sarà un'estate che sono convinto farà quello che ha fatto in tutti i luoghi dove c'è il Covid, durante il periodo estivo il Covid si attenua, il messaggio è i toscani in Toscana.